una presenza massiccia e convinta all'indomani di un episodio tragico e di grande clamore per dire no alla violenza, violenza che anche a Rimini continua ad avere numeri purtroppo importanti. Al 31 ottobre erano 270 le donne che nel 2023 avevano fatto ricorso ai servizi di Rompi il Silenzio, soprattutto per violenze fisiche e psicologiche spesso combinate. I maltrattanti sono nella maggior parte dei casi coniugi, poi fidanzati, seguono gli ex compagni. La città c'è, quest'anno siamo veramente tantissimi, ma soprattutto vedo tantissimi giovani. Tanti giovani che vogliono scendere in piazza e vogliono cambiare le cose veramente questa volta. E tanti giovani pronti ad urlare. Quest'anno noi abbiamo gli stessi numeri degli altri anni, quindi la situazione non è migliorata. Questo episodio, l'ultimo episodio di femminicidio, anzi il penultimo, di Giulia Cecchettin, ha scosso veramente le coscienze. E diciamo che noi conosciamo questa forma di violenza e non è stato per noi una novità rispetto agli altri casi che seguiamo, perché la violenza è insidiosa e colpisce anche molte donne giovani, e quest'anno abbiamo visto un aumento delle donne giovani che si sono rivolte ai nostri, al nostro centro antiviolenza. È un lavoro che voi volete fare insieme agli uomini? Assolutamente sì, gli uomini devono responsabilizzarsi, non è una questione di colpa ma è una questione di responsabilità, quindi devono iniziare anche loro a indignarsi per tutto quello che succede, anche se loro stessi non sono degli uomini maltrattanti violenti, ma bisogna indignarsi per ogni piccolo gesto di violenza che vediamo quotidianamente.